Bentrovati, in questo video illustreremo come eseguire le analisi e come ricodificare i moderatori. Nell'ultimo video avevamo inserito i contenuti per due studi, Black et al. E Blue et al. 2010A. Abbiamo lasciato alla vostra autonomia l'inserimento dei successivi studi fino ad arrivare a White et al. 2008 per un totale di 8 studi. Ora che l'albero degli studi è completo con tutti gli FXIs, per prima cosa andiamo a vedere una interessante caratteristica di Prometa, la ricodifica dei moderatori. In particolare ci concentreremo sul moderatore età, age. Clicchiamo nel pannello delle variabili e selezioniamo age. Come potete vedere nel pannello di destra abbiamo alcune informazioni sul moderatore. Innanzitutto la sua frequenza all'interno degli studi. Valori nella prima colonna. Presenza di questo valore negli studi, 1 su 8 per esempio per Black et al. 2011, con il valore 19,36. In questo modo potete capire rapidamente quali valori ha assunto il moderatore all'interno degli studi e vedere se alcuni studi hanno lo stesso valore del moderatore. Ora andiamo a creare una ricodifica. Tasto destro sul moderatore Age nel pannello delle variabili. Aggiungi una nuova ricodifica. Inseriamo un nome, seguiamo l'esempio che trovate sul manuale di Prometa, esempio 1, inseriamo il nome Age Recoded. Prometa gestisce le ricodifiche dei moderatori differentemente a seconda del tipo di moderatore. In questo caso Age è un moderatore continuo, per cui Prometa mette a disposizione uno strumento che permette di ricodificare tutti i valori possibili che il moderatore può assumere, anche in studi eventualmente aggiunti successivamente. In questo caso, sul pannello di destra, troverete prima di tutto un rapido report che vi segnala le frequenze dei moderatori. Qui a fianco, invece, avete lo strumento vero e proprio di ricodifica. Dicevamo, è un moderatore continuo, il suo valore può variare da meno infinito a più infinito. Si tratta ora di decidere come ricodificarlo. In questo caso potremo decidere per esempio di ricodificare i valori che vanno da meno infinito fino a 30 anni, indicando giovani, mentre i valori che vanno dai 30 in su come adulti. Questa scelta è possibile effettuarla anche in base ai valori di riferimento. In questo caso 30 è stata scelta perché è un'età, diciamo media, che si avvicina alla mediana, spezza in due i gruppi. Infatti, in questi brevissimi report che trovate sotto le ricodifiche, potete individuare quali studi effettivamente rientrano in uno piuttosto che nell'altra ricodifica. Se avessi voluto avere ricodifiche a più livelli, mi sarebbe bastato aggiungere attraverso questi pulsanti una regola nella posizione voluta. Per esempio, aggiungiamo una regola tra la prima e la seconda ricodifica con questo pulsante. Dovremo mettere un valore chiaramente compreso tra meno infinito e 30. Ora sappiamo che è un'età, quindi sicuramente non può essere negativa. Andiamo a inserire 15 e lo ricodificheremo in quello che vogliamo. Se per caso commettiamo un errore nel coprire tutto questo spettro, per esempio inserendo il numero 33, in questo caso le regole vengono controllate in successione, per cui la terza regola risulterebbe sbagliata: 30 è più piccolo di 33. Ora noi in realtà non vogliamo ricodificare a tre livelli, seguiamo l'esempio, eliminiamo la regola che abbiamo già fatto e procediamo con la ricodifica. Il valore 30 divide il nostro campione esattamente a metà. Ecco fatto. Ora possiamo passare alle analisi. Le analisi vere e proprie si trovano nella finestra di sinistra, progetti. All'interno dei progetti sono già presenti delle preanalisi. In questo primo esempio le preanalisi non sono utili, nell'esempio 1 del manuale. Infatti le preanalisi servono per distinguere i vari livelli che una variabile assume, per vedere se ci sono differenze significative. In questo caso non abbiamo né sottogruppi, né comparison, né weights, abbiamo solo un outcome, per cui non serve nessun tipo di preanalisi. Servono invece dei progetti, cioè le analisi reali che poi dovremo utilizzare per le nostre pubblicazioni. Prometa permette di concentrare all'interno di un topic diversi progetti, per cui potrete eseguire analisi diverse, anche molto complesse, e mantenerle tutte salvate all'interno del vostro topic. In questo caso andiamo a creare il nostro progetto. Tasto destro su Project,
Define new project. Dobbiamo dargli un nome, le chiamiamo progetto, potete dare il nome che volete, non implica nulla. Clicchiamo su progetto e la finestra di editor si aggiorna permettendoci di andare a definire la nostra analisi. Prima di tutto notiamo il nome progetto che abbiamo appena inserito. Se in un secondo tempo vogliamo modificarlo, basterà modificarlo qui. La seconda cosa da scegliere è il tipo di modello che vogliamo utilizzare, random, fisso, oppure se per qualche motivo volessimo vederli entrambi per fare dei confronti, possiamo indicare entrambi i modelli e Prometa calcolerà entrambi i modelli. Per il momento manteniamo il random e andiamo a scegliere il tipo di effect size. In questo caso sono dati binari, possiamo scegliere loss ratio, ricordandoci che però varianza e standard error, per i motivi di cui abbiamo già discusso, non verranno elencati, non verranno visualizzati. E dobbiamo scegliere se cercare a destra o a sinistra gli studi mancanti per il calcolo del publication bias, secondo il metodo trim and fill. In questo caso sappiamo dall'esempio che gli studi mancanti vanno cercati a destra. Questo dipende dall'ipotesi specifica della vostra ricerca, dovete saperlo voi. E sotto dobbiamo scegliere cosa includere nell'analisi. In questo caso possiamo includere tutti. Nel primo pannello, per esempio, dedicato agli studi, potremo decidere in un particolare progetto di eliminare uno studio. Per ora, per questo primo progetto, teniamo tutto. Sotto le varie variabili abbiamo la possibilità, oltre che scegliere se includere il tal livello nell'analisi oppure no, se combinare i vari livelli tutti insieme. Ovviamente in questo primo esempio abbiamo un solo livello per ogni variabile, per cui non c'è nulla da combinare. Nel prossimo esempio, esempio 2, vedremo una situazione leggermente diversa. In basso abbiamo gli stessi pannelli, però per i moderatori e per le ricodifiche. In questo caso abbiamo solo moderatori categoriali o ricodifiche, perché i moderatori numerici vengono elaborati in maniera diversa. Scegliamo di eseguire l'analisi per entrambi i moderatori, quindi non li escludiamo, cosa che potremo fare con questo bottone qui sotto. Scegliamo anche di non combinare tau square. Bene, possiamo procedere all'analisi. Save and run, pulsante centrale in mezzo alla finestra. Si apre un pannello, le analisi stanno funzionando. Ora Prometa restituirà i risultati andando a completare ogni analisi che abbiamo specificato. Il pannello si è chiuso automaticamente perché non ci sono stati errori. E qui sotto progetto sono comparse tutte le analisi effettuate. Con questo procedimento, una volta programmata l'analisi, potete farla correre tutte le volte che volete senza preoccuparvi di dover riprogrammarla da capo. Primo pannello, Summary. Abbiamo una prima sezione che riguarda tutti gli studi, uno per uno, dove viene segnato un effect size, convertito ovviamente in odds ratio, che è quello che abbiamo scelto quando abbiamo programmato l'analisi, cioè il progetto. Come vedete, varianza e standard error sono vuote perché abbiamo scelto un odds ratio. Peso, espresso in percentuale, i residui, la numerosità del campione divisa in quattro colonne, totale e gruppo 1, gruppo 2 ed eventualmente il non assegnato. Ovviamente il totale è la somma di N1 più N2 più non assegnato. Sotto abbiamo gli overall. In questo caso solo per il modello random. K è il numero degli studi, l'effect size, livello inferiore, livello superiore, significatività statistica. E anche per l'overall abbiamo il sample size complessivo diviso in totale, gruppo 1, gruppo 2 e non assegnato. Possiamo andare a ricreare un forest plot cliccando il pulsante plot. Questo è il forest plot di default. Gli studi sono pesati secondo il metodo random. Possiamo vedere subito in funzione il sistema di smart resizing presente in Prometa. Modificando la finestra, automaticamente il forest plot viene ridimensionato secondo le nostre esigenze. Ora supponiamo che questo dimensionamento possa andare bene per noi. Andiamo a vedere alcune opzioni possibili sul forest plot.
Eccoci qua, su Option possiamo scegliere cosa fare vedere nella griglia presente nella sinistra del forest plot, per esempio l'FX size, oppure il peso, mentre con il menu order andiamo a scegliere come ordinare il nostro forest plot. Per esempio, ordiniamo in base alla dimensione del campione. Ecco fatto. Ovviamente più il campione è piccolo, più la varianza è grande, per cui il peso sarà minore, e viceversa, per il campione più grande il peso sarà maggiore. È anche possibile esportare il forest plot salvandolo come immagine. Verrà salvata una PNG ad alta risoluzione, fedele alle dimensioni che avete dato, ridimensionando la finestra del forest plot. Più in basso abbiamo la tabella delle eterogeneità, l'analisi della sensitività e un'analisi cumulativa in cui potete scegliere l'ordine dell'analisi. Tutte queste analisi, sia l'analisi della sensitività sia quella cumulativa, hanno a disposizione un forest plot che può essere visualizzato. In questo caso i valori sono tutti lontani dalla non significatività. Possiamo vedere con una griglia il loro posizionamento. Eccoci qui. Ci troviamo tra 0,1 e 1. Stessa cosa per analisi cumulativa. Andiamo a verificare invece l'analisi per un moderatore numerico, age. Proviamo qui, prima di tutto, l'analisi effettuata attraverso una regressione, una meta-regressione, con intercept, slope e significatività. Ovviamente, fermandomi col cursore, posso avere un numero a più cifre decimali. In questo caso avrò a disposizione un plot anche per questo tipo di analisi, non è un forest plot, ma è uno scatter plot, dove su ogni cerchio rappresento uno studio. Se mi fermo col mouse sopra il cerchio, prometta, mi segnala quale studio sto guardando. Oltre a segnalarmi il nome, mi segnala l'FX size, il valore del moderatore che sto analizzando e il peso. Più è grande il peso, più il cerchio è grande. Sotto un'analisi cumulativa, dove si utilizza il valore del moderatore per l'ordinamento. Identico forest plot anche per questa analisi cumulativa. Andiamo ora a verificare invece un moderatore categoriale, come può essere il publication type oppure l'età ricodificata, e vediamo che abbiamo un'analisi per ogni livello del moderatore. Prima tabella per il livello adulti, seconda tabella per il livello giovani. L'ordine di queste tabelle è alfabetico. Più sotto un'analisi dei livelli con forest plot associato. Questo forest plot prende tutti gli studi in esame, li divide a seconda del livello del moderatore e prepara un forest plot diviso in bande. Prima banda per il livello degli adulti col suo overall, seconda banda per il livello dei giovani con l'overall. È possibile ordinare anche questo forest plot a vostro piacimento. Ordiniamo per esempio per sample size, i livelli vengono mantenuti, si riordinano gli studi all'interno di ogni livello. Più in basso l'analisi dell'eterogeneità e il test di differenza statistica. Ultima analisi che ci rimane da osservare, publication type infatti è comunque un'analisi di un moderatore categoriale, mentre Publication Year è l'analisi di un moderatore numerico. Quello che rimane è il Publication Bias. Il Publication Bias riporta alcuni metodi di calcolo, dal più efficace al meno efficace. Il primo è il trim and fill, ovviamente effettuato col modello che abbiamo scelto all'inizio. In questo caso, il metodo trim and fill ha identificato uno studio asimmetrico.
Qui abbiamo l'overall per i valori osservati reali. Qui sotto invece l'overall se fosse stata aggiunta la controparte simmetrica dello studio asimmetrico. Abbiamo un plot a disposizione, in questo caso è un funnel plot. Nel funnel plot identifichiamo l'overall e ogni cerchio che vediamo all'interno del grafico rappresenta uno studio. Se ci si ferma col mouse, il nome dello studio, l'FXI e lo standard error appaiono. Ricordiamoci che il funnel plot utilizza lo standard error. Per cui se un tipo di FXSize non riporta lo standard error, automaticamente si converte tutto alla versione logaritmica o in generale alla versione trasformata. Nel menu Option è possibile verificare lo studio trimmato cliccando su Estimate Values in modo che venga disegnato, in questo caso a destra, lo studio mancante, segnato in nero il nuovo overall calcolato. Se metto il cursore sulla barra, posso andare a verificare il valore che l'overall assume. Oltre al metodo trim and fill, abbiamo altri metodi per il calcolo del publication bias, potete vederli in successione. A questo punto, questa analisi si può dire conclusa. Posso a mio piacimento creare nuovi progetti mantenendo il progetto precedente memorizzato. Definisco un nuovo progetto, progetto 2. Ecco il progetto 2. Supponiamo che in questo progetto non voglio includere lo studio di Black, me lo annoto giusto per ricordarmelo. Vado qui sotto, tolgo lo studio di Black e posso proseguire con l'analisi. Ovviamente questa analisi, questo progetto è del tutto indipendente dal progetto precedente e posso scegliere cosa includere e cosa no. Per esempio, in questo caso non mi interessano le analisi dei moderatori. Save and Run, sto cercando tra le altre cose a sinistra per il Publication Bias, probabilmente, anzi sicuramente i risultati saranno molto diversi. Eccoci qua, ha eseguito le analisi solo per gli studi elencati, ovviamente questa summary è completamente diversa dalla summary del progetto 1. Andiamo a far correre anche il progetto 1 così li possiamo confrontare. Bene, eccoci qua. Summary del progetto 1, vedete, 8 studi. Summary del progetto 2, 7 studi. Con questo abbiamo concluso. Nel prossimo video vedremo alcuni metodi per inserire i dati in maniera molto più rapida e più efficiente e vedremo anche alcune altre caratteristiche particolari di Prometa attraverso l'esempio 2.